Crocchette senza uova, senza carne, stupende, le ho cotte nella mia nuova friggitrice ad aria, che è un gioiellino, non la mollo più, e secondo me neanche voi. Prendo due patate e le sbuccio. Taglio le patate a pezzi e le metto direttamente nella pentola con acqua abbondante. E ora mi sposto ai fornelli perché dobbiamo far bollire le patate. Quindi cuocio le patate per circa 15 minuti dal bollore. Ci siamo, le patate sono pronte, quindi spegniamo e le scoliamo. Mentre facciamo raffreddare le patate, tagliamo finemente mezza cipolla. Ora metto la cipolla in una ciotola grande. Ora aggiungo anche le patate, che nel frattempo sono diventate tiepide, e le schiaccio con una forchetta. Ora aggiungo 150 g di piselli dal barattolo, scolati mi raccomando. E aggiungo anche 150 g di riso basmati. Questo l'ho già cotto, quindi da crudo dovete pesarne circa 80 g. In alternativa potete anche usare la quinoa. Aggiungo due bei pizzichi di sale, del pepe e una spolverata di curry. Mescoliamo. Aggiungo anche 3 cucchiai di pan grattato, qui sto usando quello di riso. Ecco qui la consistenza che dobbiamo ottenere. E ora andiamo a cuocere le crocchette della nostra nuova friggitrice ad aria Cosori. Questa non la mollo più, ragazzi, perché è una friggitrice di ultima generazione con un motore spettacolare che ci permette di cuocere le pietanze alla metà del tempo rispetto alle friggitrici che ci sono sul mercato. È veramente spettacolare. Intanto apriamola. Come vedete ha un pulsante comodissimo qui che va schiacciato e in questo modo tirate fuori il cestello. È Poi gigante, Diana. eh sì, ha una capienza da 6 litri, ma Wow. nonostante questo la friggitrice è comodissima da mettere in cucina, non è ingombrante, potete veramente metterla in qualsiasi angolo della cucina. Poi dentro ha questa griglia che potete tirarla fuori prendendola da qua, Comodissima. comodissima, e quindi noi adesso andiamo ad appoggiare le crocchette proprio su questa griglia. Per creare le crocchette io utilizzo un cucchiaio da gelato, ma potete comunque farle anche a mano ovviamente, però io le voglio un po' più carine anche da vedere e quindi utilizzo questo cucchiaio. Poi se serve le modelliamo un po' a mano e andiamo ad appoggiarle una ad una sulla griglia. Ora spennello le crocchette con dell'olio d'oliva, poi sopra aggiungo dei semi di sesamo. E ora rimettiamo la griglia nella friggitrice, facciamo una piccola pressione agli angoli ed è incastrata. Ci siamo. E ora andiamo a vedere con quale funzione cuoceremo le nostre crocchette e andiamo a vedere anche tutte le altre funzioni incluse. Allora, intanto accendiamola. Qui sotto, come vedete, ci sono quattro funzioni che fanno parte del turbo, quindi queste funzioni sfruttano il motore turbo, quello speciale nuovo, e noi le andremo a cuocere con la funzione air fry. Qui sopra invece abbiamo delle funzioni perfette per cotture un po' più delicate, per esempio bake, perfetto per torte o dolci, e invece due funzioni nuove che io non ho mai visto in altre friggitrici sono la funzione dry e Proof. Allora, Proof è una funzione che ci permette di avere la temperatura perfetta per i lievitati, quindi una temperatura costante, quindi 30 gradi, per permettere agli impasti di lievitare. Dry, invece, è una funzione di essiccare, quindi la nostra friggitrice si trasforma in un essiccatore, quindi possiamo tagliare delle verdure finemente, essiccarle, quindi impostare a 55 gradi per 6 ore e otterremo delle buonissime chips come quelle in commercio. Cioè, questa funzione è fantastica, non vedo l'ora di provarla. E un'altra funzione molto utile è questa, warm, cioè se avete degli ospiti a cena e volete cucinare prima che arrivino, ma non volete che il cibo diventi freddo, potete mantenerlo nella friggitrice. Con questa impostazione warm manterrete il cibo caldo finché non arrivano i vostri ospiti. Fantastico. Io ve la straconsiglio, vi invito a provarla perché io non la più, come ho già detto, quindi vi lascio il link qui sotto al video nella descrizione e anzi fatemi sapere cosa ne pensate se la proverete. E quindi le nostre crocchette le cuociamo con la funzione air fry, quindi 195 per 10 minuti.
tra l'altro è silenziosissima. È vero, questo è un altro punto in più. Ci siamo quasi! 3, 2, 1. Wow, ma che profumo! Bruciano. Facciamo raffreddare o perlomeno intiepidire e poi li assaggiamo. Fantastico!